Buongiorno a tutti ragazzi, oggi piccola recensione del Beat Scooter. In passato abbiamo già fatto il monopattino, ora vi parlo, praticamente l'ho appena lasciato, sono con il casco in mezzo alla strada e volevo soltanto dire che è una figata assurda. È un cinquantino elettrico e nella mia città stanno spopolando così come in altre molte città. Ne ho visto anche 120, 125 in noleggio. Comunque, grazie macchina. Che dire, è molto semplice, si prende sempre con l'app per il noleggio, ce ne sono pochi ancora nella mia città, però è una figata assurda. Viene 28 centesimi al minuto, tecnicamente dovrebbe avere i caschi, ma non ce li ha, tant'è che io me lo sono dovuto comprare. Poi beh, è un po' scassato questo, e il freno di sinistra è leggermente andato, però comunque è abbastanza agile, e per guidare nella mia città va bene. E niente, ovviamente per portarlo serve minimo la patente AM. Io avevo, c'ho il foglio rosa per la 1, quindi lo posso comunque portare ed è abbastanza una figata. Abbiamo fatto dei brevi video che aggiungerò in cui insomma mostro un po' come lo porto io oppure Sofia, la mia ragazza. E ci stiamo trovando praticamente da Dio, soprattutto perché non inquina, è pratico, veloce, piccolo e fa il comodo suo, insomma. E che dire, poi non inquina un cazzo perché è elettrico. Insomma, se io ce l'avessi così, un 125 elettrico lo prenderei subito. E niente, sì, bella. Praticamente sull'applicazione Bit ti faccio vedere un po' come si fa per noleggiarlo, tutte le altre, diciamo, feature del menu e dell'applicazione stessa. Quindi innanzitutto con questo tasto qui andiamo a limitare il campo su quello che è lo scooter più vicino, o comunque gli scooter più vicini. Ne abbiamo uno vicino, quindi ci clicchiamo. Ci chiede se vogliamo noleggiarlo o prenotarlo. Prenotarlo non vi conviene perché vi prendono qualcosina di soldi. È possibile anche cliccando il tasto dell'audio sentire esattamente dove sta se non lo vedete. E niente, quindi dice che è a 294 metri e lo possiamo noleggiare. Qualora lo noleggiassimo, praticamente vi esce una scritta dove vi dice di mettere i caschi, anche se nella mia zona i caschi li hanno tolti perché li rubavano. Quindi portatevi un casco, insomma. Anche il profilo. Dove dovete inserire la patente, se no non vi fa per appunto andare, perché è un cinquantino, ma se alla fine la B vale lo stesso. E quindi avete i documenti, il portafoglio, io ho un saldo di 5 euro perché me li hanno rimborsati, però potete caricare i soldi qui e poi utilizzarli, oppure collegate un metodo di pagamento. E poi abbiamo promozioni, abbonamenti, praticamente qui vi metterà le cose che voi acquistate. Per esempio qui ho un abbonamento che è praticamente agli sgoccioli, ma è attivo. Poi vi faccio vedere praticamente le tariffe. Queste sono quelle per gli scooter. A me ci sono 5 per la prenotazione, centesimi, 28 centesimi al minuto per il viaggio. A me sono a 0 perché è attivo l'abbonamento, quindi lo scalano dall'abbonamento. Allora, andiamo a vedere gli abbonamenti possibili. Allora, abbiamo quelli con monopattino e scooter insieme, 10,49 per un'ora e poi a salire. Poi abbiamo, diciamo, il migliore, secondo me, che è quello da 9 euro con lo scooter, che vi fate un'ora continuativa, quindi vale anche nei giorni successivi. E poi abbiamo quella da 16 per 2 ore e quella da 32 per 4. Speriamo che mettano, diciamo, degli abbonamenti più fighi successivamente, perché per adesso diciamo che è in fase di campionamento della mia zona, quindi è una fase premium. Brava Sofia, bravissima. Continuo? Sì, vai. Sì.